Eccoci qua, finalmente torniamo a parlare di una vittoria dopo quasi 2 mesi. Cagliari che vince 3-2 in casa contro il Perugia e allontana insomma quel brutto alone, almeno momentaneamente allontaniamo questo brutto alone di pareggite, sconfitte, chiacchiere varie. Abbiamo vinto, godiamoci questa vittoria almeno per un paio d'ore. Vittoria che è importantissima, di un peso veramente incredibile, anche se è stata una gara che veramente siamo arrivati con il fiatone a fare il 3-2 finale. Nonostante, ecco, la vittoria sia tutto sommato meritata, perché il Perugia ha fatto 2 gol su 2 nostri regali e poi non ha avuto particolari occasioni per fare altri gol, se non forse nel finale, quell'occasione clamorosa che hanno avuto per fare l'ipotetico 3-3, ma per fortuna non è arrivato. Gara cominciata bene subito con il gol di Pavoletti che finalmente torna a segnare di testa, tra l'altro, e non sarà anche l'unico della giornata. E poi subito dopo 8 minuti, è arrivato anche il gol di Lapadula che, diciamo, ha messo subito la partita sui binari giusti. Poi, neanche il tempo di festeggiare il 2-0, che doveva arrivare la cavolata, l'erroraccio di Capradossi, che insomma lì veramente un errore grossolano di Capradossi, che concede praticamente il gol al Perugia. E quindi si è andati negli spogliatoi sul 2-1, anche se dopo il gol del Perugia abbiamo avuto anche la possibilità di fare il 3-1. Potevamo andare veramente nei spogliatoi sul risultato di 3-1 e non avremmo rubato nulla. C'è stata un'occasione clamorosa per Nandez, dove lì è stato bravo il portiere. Poi, secondo tempo, anche lì potevamo insomma già chiuderla, potevamo fare molto meglio. E poi è arrivato l'episodio di Zappa. L'episodio di Zappa, rigore c'è, anche se forse c'è un fallo prima, però è un altro errore, cioè un altro regalo che diamo al Perugia praticamente. Casasola trasforma il penalty e siamo punti a capo. Da 2-0 a 2-2 siamo stati capaci di fare veramente da 2-0 a 2-2, cioè una cosa veramente aberrante. E poi lì si è visto il solito Cagliari, un po' impaurito, cioè che fatica insomma a trovare le punte, a fare gioco. Però l'ingresso di Luvumbo, l'ingresso di Kurfaledis, l'ingresso insomma anche se vogliamo di Viola, che ha dato equilibrio, ci ha permesso insomma di fare di agguantare questa vittoria. Ci hanno sicuramente aiutato, cioè non sono stati decisivi nel gol sia Luvumbo che Kurfaledis, ma chiaramente hanno aumentato un po' i giri del gioco e sono stati bravi anche loro. E poi chiaramente il gol di Pavoletti che ci ha fatto esultare tutti quanti. Ripeto, non è una vittoria convincente perché dimostra ancora tanti limiti di questa squadra. Il fatto di andare in vantaggio di 2 gol e poi farti recuperare non è una gran cosa. Il fatto di faticare ancora così tanto nel gioco a dicembre è una cosa che non va bene. Ci sono tante cose da migliorare. C'è ancora il lato della concentrazione proprio singola del giocatore, che è una cosa ancora da perfezionare, perché lì, ragazzi, Zappa fa un errore proprio di valutazione lì della scelta, e anche Capradossi con quel passaggio all'indietro per Radunovic, insomma, lì poteva tirare un calcione alla palla, tirarla in foro laterale, tirarla via semplicemente, invece ha deciso di darla al portiere di testa. Insomma, non era neanche particolarmente sotto pressione, quindi cioè, è un errore proprio di concentrazione, ma anche un errore tecnico, chiaramente. Ma stiamo parlando di una vittoria, quindi vediamo anche le cose positive, perché sicuramente nel momento in cui abbiamo segnato i 2 gol c'è stata una grande partecipazione anche non solo di Pavoletti e Lapadula, che chiaramente sono gli autori del gol, ma anche di un Filippo Falco che finalmente è decisivo. Falco mi è piaciuto veramente tanto, almeno nel primo tempo. Belle anche le sue imbucate, bello il suo modo anche di giocare, di prendere palla, di girarsi, insomma, un giocatore molto 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 importante, almeno nella prima frazione, poi nel secondo tempo si è un po' spento. Bene comunque anche
Makoubou, secondo me, non ha fatto una brutta partita. Deiola abbastanza male, lui invece non è stato particolarmente preciso né particolarmente decisivo, quindi non è sufficiente secondo me Deiola. Poi che altro ha giocato? Vabbè, la difesa Barreca secondo me è ancora male, così come Capradossi chiaramente per il gol. Obert così così, anche lui comunque non ha fatto una brutta partita, ma in alcune occasioni anche lui è un po' incerto. E poi Zappa, che a parte l'episodio del rigore, secondo me non ha giocato male, anzi, l'ho visto anche molto più grintoso del solito, e questa cosa mi fa molto piacere. Ha giocato tra l'altro anche quasi per sbaglio, se vogliamo, tra virgolette, perché avrebbe dovuto giocare Di Pardo, ma ha avuto un problema proprio nelle ultime ore, quindi un problema agli adduttori a quanto pare, quindi non dovrebbe essere nulla di grave, però diciamo che questa prestazione di Zappa è anche un po' un'occasione di fortuna, se vogliamo, per il giocatore, che però, secondo me, a parte, ripeto, l'episodio del rigore, non ha giocato male. Anzi, forse l'assist per il gol del 3-2 è proprio il suo, se adesso la memoria non sbaglia. Poi sì, l'ingresso di Luvumbo è fondamentale, secondo me, ai fini del risultato, perché mette in difficoltà quel giocatore lì, che adesso mi perdo il nome, dovrebbe essere Paz, il terzino del Perugia, che tra l'altro, secondo me, per tutti i falli che ha fatto, è uscito dal campo al 90esimo, doveva uscire al campo, per quanto mi riguarda, anche al 70esimo, perché davvero, ragazzi, ha fatto una quantità di falli sia su Luvumbo che su Nandez veramente paurosa. Cioè, un giocatore del genere dovrebbe essere espulso, per quanto mi riguarda, ha fatto una miriade di falli. Però l'ingresso di Luvumbo è fondamentale. Non ho parlato di Nandez, non ho parlato neanche di Nandez, però Nandez mi è piaciuto chiaramente. Giocatore fondamentale chiaramente per questo Cagliari, lo diciamo da sempre. È decisivo anche nell'assist. Poi ha appunto l'occasione per fare il 3-1, ma si sbaglia un gol abbastanza fattibile. Però nel complesso, raga, è una prestazione che in generale della squadra non è molto convincente. Nei singoli qualcosa si è visto, nel risultato chiaramente possiamo gioire, però manca ancora tanto perché questo Cagliari sia una squadra che faccia paura, che faccia intimorire gli avversari, perché oggi giocavamo contro l'ultima in classifica e sono venuti qua a Cagliari con due, sono scesi in campo con grande voglia, con tanta voglia di fare. E senza paura soprattutto. Cioè, io, a me piacerebbe vedere che quando le altre squadre vengono qua a Cagliari c'è paura, ok? C'è, come dire, no, non paura poi, perché è brutto, però che gli mettiamo quella pressione, capito? Vieni a giocare a Cagliari. Cioè, una squadra, una piazza importante. Invece, quante volte sono passate queste squadre, queste squadrette così che, insomma, arrivano qua, fanno il loro gioco e fanno anche grandi prestazioni. Cioè, non vedevamo una vittoria qua in casa appunto dal 15 ottobre. Dal 15 ottobre l'ultimo successo contro il Brescia. Perciò, raga, ripeto, prestazione non convincente. Teniamoci questa vittoria, andiamo avanti. Prendiamo le cose positive. Cerchiamo di andare avanti con il morale, l'inerzia. E l'unica cosa veramente negativa di questo risultato è che Liverani forse con questa vittoria si è un po' salvato la panchina. Però a me interessa sinceramente che il Cagliari vinca, non che Liverani resti, che Liverani non resti, cioè se Liverani deve andare via è perché veramente il Cagliari non vince più. Se il Cagliari vince, se il Cagliari fa punti, se il Cagliari veramente fa quello che deve fare, a quel punto, Liverani, è giusto anche che resti, ma se la prossima settimana si riprende a fare schifo, a quel punto l'allenatore può anche volare via per quanto mi riguarda. Ripeto, questa vittoria non è che adesso Liverani è un fenomeno, cioè non sto dicendo assolutamente questo, però sto dicendo che chiaramente è normale che dopo una vittoria del genere Liverani non andrà mai via. Però per me, personalmente, a me importa del Cagliari, non mi importa di Liverani. Cioè, sembra quasi che Liverani debba andare via per forza, per un discorso che appunto non sa far giocare la squadra. Che la squadra non giochi particolarmente bene, questo lo sappiamo da tempo, ma
Io guardo la mia squadra e guardo se vince, se pareggia, se perde e cambio le mie emozioni. A me di Liverani me ne può fregare di meno, cioè è lui che deve avere a cuore questa squadra e quindi mettere in campo una formazione valida, con un gioco valido e scendere in campo e fare i punti. Se le cose vanno bene, ok, se le cose non vanno bene, vai via. Questo è il mio discorso, che è particolarmente ovvio forse per qualcuno, però insomma, questo è il mio pensiero. Detto ciò, fatemi sapere cosa ne pensate chiaramente di questa partita. Finalmente abbiamo vinto, finalmente possiamo essere un po' più contenti, possiamo fare tutti quanti un sorriso tutti insieme, perché davvero, cioè, sempre queste settimane brutte così, pareggi, sconfitte, cioè, è orribile. Finalmente un po' di positività in questa domenica dell'11 dicembre. Io vi saluto. Forza, cast du sempre, 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 sempre. E ciao ciao.